Siamo stati alla Bologna Children's Book Fair, fiera dell'editoria per bambini e ragazzi, giunta quest'anno alla sua 56esima edizione. Come e quando nasce Canicola? Canicola nasce nel 2005. Lo scopo iniziale era quello di produrre una rivista di storie brevi a fumetti. In quel momento in Italia non esisteva uno spazio come quello di una rivista che dava l'opportunità anche ad autori che ancora non avevano un libro pronto di pubblicare qualcosa. Canicola ha un'impostazione anche internazionale, nel senso che a livello di selezione proprio di autori avete proprio un'ampia visione, quindi volevo chiedervi come vi siete approcciati a questa visione più ampia internazionale. Certo, hai ragione, infatti il primo obiettivo proprio con la creazione anche della rivista è stata quella di promuovere gli autori all'estero. Non a caso abbiamo subito inserito i sottotitoli in inglese in tutti i numeri della rivista. E invece come nasce l'idea di Canicola Bambini e come l'attività editoriale incontra poi quella educativa? Canicola Bambini nasce come pensiero, diciamo, nel 2016, ma in realtà già da molto prima. Abbiamo anche voluto proprio lanciare una specie di scommessa e di sfida ad autori che non avevano pubblicato per bambini fino ad allora, ma secondo noi avevano un forte potenziale proprio immaginifico, narrativo, rispetto a rivolgersi all'infanzia, insomma. Come la Bologna Children's Book Fair può essere un'occasione per le case editrici indipendenti e giovani come la vostra. Assolutamente, la Children's Book Fair rimane un appuntamento veramente importante per noi, sia rispetto alla produzione per adulti che per bambini. Ci consente di avere una finestra aperta su tutta una serie di realtà istituzionali e non istituzionali che passano qui e quindi un punto di raccordo, come dire, sia nazionale che internazionale, con biblioteche, librerie, autori e altri enti, festival che comunque gravitano attorno al mondo della narrazione e per adulti e per ragazzi e al mondo del visivo. Il libro è qualcosa di intimo, qualcosa che si sfoglia con l'amico, con la mamma, da soli. Ecco, il Kamishibai invece è qualcosa che diventa una lettura collettiva. Quindi abbiamo capito il valore di queste valigie e delle storie che potevano esserci dentro. Negli anni 40, negli anni 50, appunto del Novecento, si contavano addirittura 50.000 lettori Kamishibai, quindi 50.000 persone che giravano il Giappone a leggere attraverso questa valigetta. Volevo chiederle un po' oggi come un giovane potrebbe approcciarsi al mercato editoriale. Innanzitutto studiando e poi avendo l'umiltà. Ecco, questa è una merce un po' rara che noi vediamo poco in giro, vuol dire non montarsi subito la testa, essere dei grandi percettori, dei grandi uditori, no? Capire, vedere che cosa si muove, perché tutto può diventare storia, tutto può diventare illustrazione, tutto può diventare cultura. Fare solo l'editore al giorno d'oggi diventa molto rischioso dal punto di vista economico. Quindi essere editori, ma essere anche formatori, ma essere anche inseriti nel mondo dell'arte e di conseguenza nella produzione di oggetti particolari. Ecco, tutto questo può diventare importante e può diventare anche, diciamo così, redditizio. Sicuramente il valore di una casa editrice non lo fa quanti libri produce, ma lo fa quante persone ci sono che ci credono.